Ok, ora ci siamo. Direi che ci siamo. Ci siamo. Ci vedete? Vediamo, vediamo, vediamo. Ok, ora ci siamo. Direi che ci siamo. Si mette fuoco. Ci siamo. Ciao a Ci tutti. vedete? Basta un po' il Vediamo, volume. vediamo. Bene, ciao Pietro. Buongiorno. E eccoci qua con l'appuntamento, il secondo appuntamento per noi con Fate Swiss Cheese, le ricette realizzate in Comunque la diretta. pronuncia migliora sempre di più. Adesso ve ne daremo sfoggio anche con il nome del. Senti, non spoiler, per favore. Siamo in diretta per preparare appunto la nostra seconda ricetta con i formaggi svizzeri. Sì. La scorsa settimana abbiamo realizzato una ricetta con l'Emmentaler, un buonissimo risotto con la barbabietola, che tra l'altro potete rivedere sul canale YouTube dei Questo lo formaggi appendiamo in svizzeri. camera. Molto carino. Bello. Oggi invece realizzeremo una ricetta con il Attenzione. Boscherin No, Mondo, Bascheri. Boscherin Mondo, oh, ci ho messo 20 volte, l'ho ripetuto. Da dare Fallo la vedere. bandierina. Fallo vedere Voilà. bene. Ok, allora questo formaggio è un formaggio molto particolare, di cui però avrò modo di parlarvi, visto che, come nella scorsa ricetta, io non cucino, ma intrattengo. Rimetto a posto la mucca. Sì, grazie, tanto poi lo aprirò dopo, insomma, per farlo vedere. Pietro, e tu Bene. raccontaci la ricetta, perché sennò. Allora, la ricetta è molto molto semplice e veloce. Io inizierei anche a preriscaldare il forno perché richiede anche una veloce cottura in Ok. forno. È praticamente una cottura in una terrina, in una teglietta, Io riscaldo il forno nel frattempo, non mi sto come questa appendendo. in terracotta. Scusate le spalle, mi metto così. È una cocottina, una terrina di patate, funghi e con una fonduta di mondor che mi appresserò a Okay. È una preparare. ricetta particolarmente autunnale e invernale. Noi infatti l'abbiamo un po' pensata e volevamo realizzarla con i funghi porcini. Siamo però arrivati all'8 di dicembre, tra l'altro Purtroppo. auguri a tutti per questa festa. Abbiamo pensato La invece di prepareremo con realizzare dei semplici champignon che buoni. però possiamo sicuramente Valorizzare ancora di più. valorizzare con un formaggio come il Mondorgo, un formaggio molto particolare dal sapore Dolciastro e dolce, e con vi un dico tannino anche, spiccato dato esatto, e dal vi dico anche legno. perché il tannino è dato appunto dal legno d'abete. Come vedete, questo formaggio lo trovate in commercio in queste scatole, in questi contenitori, che sono tra l'altro realizzati a mano. È possibile anche vedere come le artigiane li realizzano. Vengono quindi tenuti e conservati, oltre alla stagionatura, anche venduti in questi contenitori, che sono anche molto molto belli, tra l'altro, ma hanno una valenza pratica. Infatti, oltre a conservare perfettamente il formaggio, possono essere utilizzati anche per la cottura. Un modo semplicissimo di servire il Mondor, è quello di togliere il coperchio, effettuare dei tagli sulla superficie del formaggio e inserirlo in forno. Una volta inserito in forno a 180 gradi per una decina di minuti, questo formaggio a pasta molle si ammorbidirà sempre sempre di più e potrà essere servito direttamente in tavola con un cucchiaio per accompagnare. Cosa si può accompagnare? Non Oh, volevo distrarti, eri così. Volevo mettere la musica di Quark in sottofondo, ma poi non volevo disturbarti. Di cosa stavi parlando? Io sto ah. pelando una patata che abbiamo cotto al vapore, che farà diciamo, da materasso alla nostra cocotte di funghi, verrà messo quindi sul fondo verrà messa sul fondo della cocotte. E tu stavi dicendo. Stavo dicendo che si può servire anche così in purezza questo Sì, è un formaggio. formaggio a pasta molle, Quindi, basta riscaldarlo un pochino esatto. per valorizzarne le caratteristiche, che sono un profumo intenso, un odore intenso più che un Sì, profumo, esatto. che è direttamente proporzionale alla bontà del formaggio, Come tutti i poi. formaggi. E
E niente, noi lo utilizziamo appunto facendone una fondutina molto molto veloce con ci racconti la ricetta più caldo, cioè come verrà composta? Sono due strati fondamentalmente, il primo strato con la patata lessa, la patata cotta al vapore, lessa, come preferite, e poi verrà creato un secondo strato di funghi, una fonduta di mondor sopra i funghi e poi una nota croccante profumata con del pane casereccio grattato grossolanamente, delle nocciole tritate. Le nocciole le hai aggiunte però, non erano previste, le hai aggiunte oggi in corsa. Ce le avevo. Allora possiamo metterci anche le noci volendo? Sì. Però le noci le abbiamo messe nella scorsa ricetta, non volevo essere ripetitivo. E che mi piacciono le noci, quindi con questa frutta secca la metterei ovunque proprio su tutti i piatti. Quindi una composizione. Noi abbiamo deciso di utilizzare questo, che è un cosiddetto coccio in terracotta, che si usa tanto il filo d'olio sul fondo. In realtà sono carine da realizzare queste preparazioni anche nelle cocottine monoporzione, così tirate fuori dal forno, possono essere servite per singolo commensale e diventano anche particolarmente belle oltre che buone. Sei proprio una food blogger. Sono proprio una food blogger. Ebbene sì, perché le foto le scatto io, quindi un minimo di senso estetico anche se poi ad impiattare senso estetico poi si rispecchia nel fatto che ha scelto me, è tutto collegato. Esatto, sono un esteta veramente, sono una grande estetica. Questo piatto lo possiamo togliere, è bruttino lì. Tanto il suo ruolo era lo tolgo, così lo metto qui dietro. Tra l'altro, noi non ci abbiamo mai provato, però parecchi estimatori amano mangiare il mondor come dessert. Quindi, no, in un modo un po' diverso. Tu a cosa l'abbineresti pensando ad un dessert con il mondor? Le domande me le devi preparare, me le devi dire prima, non puoi dirmele così. Mi sposto di qua che sennò non mi vedo. Con un sicuramente è uno di quei formaggi che si presta molto ad essere abbinato a delle composte di frutta, mostarde o marmellatine molto molto profumate come delle marmellate di agrumi, ad esempio, di arancia, di mandarino. Ok, quindi delle composte. Frutta fresca? No. Pere? Banale? Un classico, vabbè, ci sta. Nel frattempo stiamo facendo preriscaldare il forno. Il forno l'abbiamo impostato a 180 gradi, modalità ventilato, e ci saranno due momenti di cottura. La prima con il forno ventilato, la seconda grill. Io sto facendo un olio all'aglio, frullato un pezzettino piccolissimo di aglio con un paio di cucchiai di olio extravergine. Ci chiedono dove abbiamo lasciato la vigna, e con la zia. No! La vigna. E con la zia, sempre, perché oggi, in questo momento, sarebbe qui a tirare dal tavolo tutto, quindi non era il caso di lasciarla vagare per la cucina. Pietro, solitamente, quando deve realizzare questi oli un po' aromatizzati, in realtà aromatizzati non sono, li emulsiona sempre. E fa bene. Perché il profumo è molto più intenso. Allora, un pizzico di sale. Mettiti di qua però, che di là temo che non ti vedano. Un pizzico di sale sul primo strato di patata. Facciamo così. Vai. Si vede, tanto si fidano. No, non si fidano. Io non mi fiderei. Vabbè, mi fido perché poi mangio. Però in realtà non mi fiderei. Funghi. Ok. Quindi abbiamo... olio. Stai attenta che mai mi dimentico. Olio, patate, sale, i funghi tagliati a fette, grossolane tra l'altro. Sì, tanto hanno un tempo di cottura abbastanza modesto. Ok. Come si puliscono i funghi?
Allora, queste domande tecniche. Sarebbe preferibile, dipende dai funghi, sì. Tendenzialmente sarebbe preferibile non metterli mai in ammollo, sempre lavarli o con un panno umido oppure al massimo sotto l'acqua corrente. E spazzolarli, noi abbiamo diversi spazzolini, diversi spazzolini da denti a setole morbidissime che utilizziamo esclusivamente per tartufo e funghi, che è la modalità poi quella più delicata per pulirli, per eliminare più che altro la terra. Bene, adesso mettiamo un po' di olio. Ok. Quindi sopra i funghi ci abbiamo messo il sale, il pepe, ci mettiamo l'olio all'aglio. L'olio all'aglio. Non lo sciogliamo. Che è più difficile di Vacherin Mondor, che ormai pronuncio benissimo. Voilà. Allora, l'aglio, il profumo. Perfetto. Dopodiché possiamo... Cosa ci puoi mettere? Qui penso che sia... Dopodiché possiamo iniziare con una prima mandata forno e torniamo fra 5 minuti di pubblicità. permesso, no, spazio, non ti fidi? Fai piano, aumento un po' il minuto. Fai piano, mi ha detto. Devo soltanto inserire un cocotto in forno. Tra l'altro sono io. Devo che veloce così. Con le mani nude, quindi. Vale. Molto bene. Quanto tempo sarà in forno? 4 minuti, 5 minuti. Ah, ma è una ricetta velocissima. Quindi... Beh, le patate sono già cotte, i funghi hanno un tempo di cottura veloce e poi comunque nella seconda fase verranno passati al grill, quindi okay. Antipasto, poniamo che la cena sia alle 20:30, che ora iniziamo a preparare queste locottine? Mezz'oretta, quindi alle 20. Allora, vanno comunque servite calde, magari le patate le cuociamo prima, okay. Però sì, vanno servite calde. Ok, noi per comodità abbiamo già preparato il formaggio qui, perché è un formaggio a pasta morbida e è necessario un procedimento particolare per aprirlo, più che altro perché ha una crosta molto spessa che va incisa e va quindi prelevato il formaggio dall'interno. Appunto, come dicevamo prima, può essere servito in purezza direttamente nel contenitore di legno d'abete, altrimenti per le preparazioni consigliamo insomma di procedere in questo modo, sì. Anche perché così non si spreca neanche il formaggio, sarebbe un peccato. Un delitto. Quali altre ricette avevi pensato con questo formaggio? Oltre queste cocotte, perché vabbè, con i funghi ci sta... Sì, con i funghi sta molto bene, è un formaggio che, come abbiamo detto, valorizza qualsiasi cosa a cui viene abbinato quando è caldo, quindi può essere utilizzato ad esempio nelle vellutate, nelle zuppe. Se si fa una piccola fonduta, si fa una fonduta di formaggio e si possono ad esempio valorizzare delle zuppe di zucca, di broccoli, delle vellutate, quindi facendo una bella vellutata si mette su una fondutina di Mondor. Comunque ricette autunnali e invernali più che altro, non lo immaginiamo in delle ricette estive. Beh, sicuramente nell'immaginario un formaggio di questo tipo è tipico delle stagioni più fredde, quindi viene automatico un abbinamento con materie prime invernali. Questo formaggio tra l'altro viene prodotto tra settembre ed aprile, quindi tutta la fase quella della tarda primavera e dell'estate non è interessata alla produzione di questo formaggio, che continua ad essere un formaggio insomma apprezzatissimo non soltanto in Svizzera ma un po' in tutto il mondo. Quindi non andiamo in pubblicità? Per la cottura della per fare una scenetta con la mucca. A parte il fatto che tra 2 minuti esatti è anche pronta. No, poco. No, siamo già ai 44, quindi in realtà è 10. No, controlla tu. Controllo io, ma stiamo scherzando. No, controlla tu. Una birra? Questa responsabilità proprio... Cioè... No, però... Sto... Sedendo le spalle alla mia camera, che non è una cosa particolarmente carina. Sono lì. Particolarmente carina da fare. Bene, i tempi televisivi ci impongono di procedere, quindi io a questo punto... Vai, cosa facciamo?
con le presine che mi ha portato la nonna della montagna. Che ci stanno benissimo per una cocotte d'autunno, voilà, come la nostra. Attenzione a non scottarti, no, perché non sarebbe carino. Ok, ma effettivamente hanno già... Sta profumo, il profumo è incredibile. Okay, i frutti di solito quando cuociono anche il forno. Allora, a questo punto vai, mettiamo su dei cucchiaini. Poi tra un po' ne assaggerò, non lo diciamo, se no si innervosisce un po', dice che non si deve assaggiare. Come si fanno? Non si deve assaggiare, non mi devi rubare le cose mentre stai preparando. Ha ragione anche lui. Io non riesco più che altro a trattenermi, quindi tra un po' ve lo farà vedere, cioè, sembra una rosa praticamente, stai mettendo il formaggio in maniera simmetrica sulla superficie. Vabbè, dei funghi, poi si scioglierà, quindi mettiti qui così vediamo, non ce la fai, ti bruci, sono io quella che non sente il calore delle cose tirate fuori dal forno. Qui poi metto un po', quindi formaggio, poi del pan grattato. Ok, pan grattato abbondante, direi. Sì, per se la gratinatura è sempre perfetto, e anche le nocciole in modo tale che poi possano dare una nota tostata. Ah, perché adesso procederemo con una cottura al grill. Ok. Inizialmente volevamo mettere il timo nella ricetta, in realtà ci sta benissimo. Oggi abbiamo deciso di prendere il prezzemolo, sì, perché che viene messo a crudo alla fine, esatto, è un po' di freschezza, esatto, infatti abbiamo pensato più che altro a quello. Quindi ripartiamo con grill ventilato. Cosa stai impostando? Grill. Quanti minuti? Grill per circa 3 minuti, o comunque diamo un'occhiata all'interno del forno. Quando vediamo che il pane si è ben tostato, il formaggio si è sciolto, eccetera, eccetera. I tempi di cottura in totale sono... Ma al massimo una decina di minuti. Adesso noi abbiamo accelerato un po' la cottura, la prima fase in forno, che richiede 5-8 minuti, l'abbiamo accelerato un po' per stringere i tempi, ma in realtà con un paio di minuti in più di cottura, okay, i funghi sarebbero perfettamente cotti. Che poi, a parte i funghi, stavo pensando, non si possono usare anche delle... Delle altre verdure, dei cardi, si possono usare dei carciofi. Quindi la facciamo diventare un po' una ricetta prima di aprile. Usiamo delle carote, un po' quello che vogliamo, una bella... Un più tubero. È una... Più che altro è una ricetta facile. Una ricetta facilissima, sì, da realizzare in tempi anche relativamente brevi. Sì, più che una ricetta è veramente una composizione alla fine all'interno di una cocotte che viene poi cotta velocemente in forno. Scusa, stai impallando Babbo Natale. Babbo Natale. Sentivo una presenza inquietante alle mie spalle. Ma si vede, no? Perché puoi indicarlo, per favore? Questo è l'elemento... Ecco, sì, dovremmo dare un po' maggiore risalto a Babbo Natale. No, attenzione che... Saranno almeno 3 anni. No, di più. Saranno almeno 3 o 4 anni che mi ritrovo questo affare piazzato in qualche angolo della casa. Che sistematicamente cade. Quando arriva dicembre. È carino, molto carino. Secondo me invece... Sì. Alla fine piace tantissimo, strano. Dall'alto del suo 1 anno e 3 mesi invece lo ama. Poi è in perfetto abbinamento con il formaggio svizzero. Assolutamente. Questa ricetta, tra l'altro, mia mamma, quando le ho detto che cosa stavo preparando, mi ha detto è perfetta per la cena della vigilia. Perché? Perché è una di quelle ricette che tu prepari già nelle cocottine, sì, e servi. E tra l'altro, noi da buoni pugliesi dovremo affrontare lunghi pranzi e lunghissime cene da qui alle prossime settimane. Noi stiamo già organizzando. Sì, c'è una preparazione fisica importante da fare prima dell'inizio delle vacanze. Siamo a digiuno, siamo a metà novembre. Sento già l'odore di fritto. Tra l'altro, oggi è l'8 di dicembre, come tradizione vuole, si preparano le pettole, che sono
delle pastelline fritte, quindi tra un paio d'ore abbiamo i nostri amici che ci aspettano, sì, che sicuramente ci stanno guardando. Che hanno già iniziato a preparare l'impasto, di solito sono io, ma oggi avevo un impegno. Eh beh, sì, giustamente. Anche se in realtà potremmo, questo gemellaggio Svizzera-Puglia si potrebbe fare, perché con un del formaggio, secondo me, la pettola fritta... Ma questo lo possiamo, poi ne fanno sì, inzuppiamo le pettole del mondo. Bene, fammi dare un'occhiata al forno. Lorenza ci chiede per quante persone è. Ma questa lì per due, dipende. Credo. No, meno. Se fossi solo io, per uno. Anche se fosse solo ci sono, ci sono tre funghi champignon e mezza patata. Una persona, poi una cocottina così, una persona. Più che altro perché non l'abbiamo riempita in altezza. Cioè sì, anche, la... anche per accorciare i tempi di cottura, perché ovviamente più le cose si mettono. Io direi che riempendola in altezza, quelle sono due... per una cenetta romantica è perfetto. Poi è un piatto della, della condivisione che a noi piace particolarmente, cioè ci sono preparazioni che si prestano per essere servite a centro tavola, quindi neanche impiattate in cucina, ma proprio portate così in tavola e ci si divide le porzioni. Un momento anche bello del, del pranzo e della cena per ritrovare lo spirito di stare insieme condividendo anche, anche il cibo. Diverso se appunto lo prepariamo nelle cocottine monoporzione, beh lì la condivisione diventa un po' una violenza perché rischi di togliere del cibo. Stavo pensando che abbiamo tutti e due... Siamo vestiti uguali. Dove... ci siamo coordinati, sorti. No. Però ma me ne sono accorto adesso che l'ho visto. Però, però tu hai la, il ciondolino rosso. Ecco. Sì, sì. Beh sì, mi sta particolarmente meglio, insomma. Bene, io direi che a questo è punto pronto? Potremmo... Sì, 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 sì. Wow. Quasi pronto, il profumo è wow, inebriante. Sì, si sente tantissimo. Poi questo formaggio è spaziale, veramente. È profumatissimo ed è buonissimo. Beh, la stai vedendo solo di là. Aspetta, 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 devo... lo completi? Sì, 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 prezzemolo. Manca una cosa fondamentale. Vediamo se indovini cos'è. Vediamo. Anche la forchetta. Bravissimo! Bravissimo, manca la forchetta. Ancora non ho capito questa telecamerina, eccola. E lì. Voilà. Cioè, quando il formaggio si scioglie, credo che sia uno dei comfort food per eccellenza, il, i formaggi a pasta molle e semimolle che si sciolgono in forno, perché il profumo e poi anche la, la consistenza, il fatto che siano così... Una bella raclette. A proposito. Vediamo i tempi, come siamo messi. Beh, direi che ci siamo, siamo stati... Ci siamo? Siamo in perfetto ra- sì, però dobbiamo assaggiare, perché non... Cioè... Non si fidano, vai. No, non si fidano loro, non mi fido io. Vai, assaggio tu che non mi fido nemmeno io. In che senso? Il problema è che sarà un po' bollente. Vabbè. Aspetta, devo prendere questo. Bene la forchetta, però. Buonissimo. Ti dirò, questo non va servito neanche tiepido. Va servito direttamente caldo, perché la parte... Il primo strato si raffredda pian piano. È perfetto. È perfetto, veramente perfetto. Bravo, eh? Bravo, Pietro! Oh. C'è un altro appuntamento a breve, giusto? Chi l'avrebbe mai detto? Sì, oggi è martedì 8 dicembre. Giovedì 10 dicembre ci sarà un'altra ricetta realizzata da Sara del blog L'Appetito Viene Leggendo, in compagnia di qualcuno come la scorsa puntata. Con un ospite a sorpresa. Lo scopriremo, con casa. Un ospite a sorpresa anche per lei. Sara ci piace perché è così. Ci buono. Riserva tantissime sorprese. Magari la smetti di mangiare pure la cioccolata. E... Quindi preparerà un'altra ricetta con la raclette suisse. Mm-hmm. Come l'ho pronunciata? Sorprendente. Benissimo, quindi i libri di Lavinia per imparare l'inglese e il francese stanno funzionando. Francesca guarda Peppa Pig in inglese. Vabbè, non è che devi dire tutto ora, questi sono i segreti del mestiere per me poliglotta in erba. Vai, saluto a tutti che io sto mangiando. E quindi vi salutiamo, Pietro, magari saluti senza, senza mangiare. E... Ciao a tutti.
ci vediamo giovedì con Sara e la prossima settimana con Marta, streghetta in cucina. Ciao a tutti. Ciao. Mi avvicino per spegnere la videocamera. Ciao. Buono.